Salve a tutti da Francesco Samani. Con oggi vorrei concludere questa serie di tre video legati al cooperative learning. I quali hanno avuto una presentazione che potesse essere utile ai docenti sia del concorso ordinario che del concorso straordinario. Scrivo parte terza, evito di scrivere parte prima, parte seconda, parte terza e vi ringrazio per alcuni commenti. Uno è stato meraviglioso, vediamo se lo trovo subito. Dal telefonino. Uno è stato veramente bello. Eccolo qua. È bello anche perché serve anche a me. È molto interessante l'approccio di un ingegnere unito alla didattica. È davvero molto interessante. La ringrazio per le sue lezioni. È l'unico che parla degli argomenti in maniera chiara e sufficientemente completa, senza chiedere di affiliarsi a questo o quel sito. Tra parentesi a pagamento, aggiungo che ho imparato più seguendo 5 lezioni che leggendo due libri di avvertenze generali. Allora io ringrazio tanto, sicuramente è un collega, è un professore che mi segue tanto e ha ragione perché io più soprattutto nei video, nei primi video spiegavo chi fossi. Perché è ovvio che secondo me è anche importante conoscere la persona che parla di un determinato argomento. Ad esempio, sul cooperative learning abbiamo detto che tante nozioni noi le possiamo apprendere dai libri di Comoglio. È ovvio che la preparazione che c'è dietro alla persona che vi propone determinati concetti è fondamentale. Allora io quando ho parlato dei quattro concorsi vinti, delle lauree che ho preso, del fatto che faccio ricerca all'università, non l'ho detto assolutamente per vantarmi, ma l'ho detto semplicemente per farmi conoscere, per dirvi guardate, non è che sto a parlarvi qui del concorso e magari non ne ho vinto nemmeno uno. Perché dovete sapere che nella storia della scuola e dei concorsi ci sono stati, diciamo, un 50% dei docenti sono entrati perché hanno vinto il concorso, per concorso. Senza andare troppo lontano, per esempio, quando ci fu Renzi, che disse a tutti, agli oltre 100.000 della GAE, disse, guarda, se voi siete disponibili a spostarvi, io vi assumo tutti e quindi ci fu un'assunzione di massa da GAE. Senza andare troppo lontano, ci fu nel 2018 un concorso non selettivo in cui tutti vincevano il concorso, quindi concorso non selettivo. Questo che cosa significa? Che se, o da GAE o da concorso non selettivo, eccetera, eccetera, significa che tante persone che magari sono di ruolo, tanti nostri colleghi di ruolo, non hanno vinto mai alcun concorso e tanti però perché magari non lo so per quale motivo preparano ai concorsi. Ci sono tante università o società private che si fanno pagare abbastanza e voi avete a che fare con persone e magari conoscete poco del loro background. Allora, è importante secondo me sapere se dietro quello che vi viene proposto c'è concretamente qualcuno che insomma già ha avuto esperienza, che si è andato magari che ha preparato altri colleghi, che si è andato a vedere nei vari concorsi quali erano le domande che uscivano. Chi è che vinceva il concorso? Quale maniera, quale modo dava più possibilità di successo? Qual è la concretezza del concorso? Il fatto anche della fortuna di trovare
una determinata commissione piuttosto che un'altra, perché sappiate che ci sono stati anche tanti ricorsi, per dirvene una. È ovvio che voi al concorso, per quelli che faranno la prova orale, non, di fronte alla commissione dovrete un pochettino anche assecondarla e non, spero che non vi meravigliate se vi dico che più di qualche volta la commissione è intervenuta dicendo cose sbagliate. Però come un pochettino succedeva all'università, dove noi non ci potevamo permettere di correggere il professore, soprattutto durante un esame, perché il professore poi che faceva ci bocciava, allo stesso modo durante una prova orale di un concorso, cioè, bisogna avere, diciamo, anche l'intelligenza di dire sì, ok, grazie professore, pure se magari ci sta dicendo una cosa sbagliata. Cioè lì bisogna capire se conviene, se è prioritario il nostro ego e dire no, commissione, voi vi sbagliate, la cosa è sicura così perché sono sicuro al 100%, oppure avere l'umiltà, barra intelligenza di dire va bene, assecondiamo la situazione che troviamo perché a noi il goal, l'obiettivo del nostro concorso è quello di vincere, quello di ottenere il ruolo. Ok, allora io ero partito dal Cooperative Learning terza parte, sono partito da un ringraziamento enorme nei confronti di questa persona perché tutto quello che faccio è vero, è gratuito, ma se lo faccio è soprattutto per le persone così che mi mandano i commenti, che mi ringraziano, che mi fanno capire che a qualcosa questi video servono. Poi sicuramente ci sono, ma spero che siano una minoranza, quelli che si vedono i video e non gliene frega niente di chi li dice, di chi non li dice, cioè sono quelli che vogliono solo ingurgitare le cose nel più breve tempo possibile e interessa poco magari poi stabilire la veridicità e magari valutare in maniera anche scrupolosa l'importanza di quello che viene detto o non detto. Io dico sempre, al di là di quello che dico io, poi non dovete credere a me, ma dovete credere a voi, cioè sperimentate tutto quello, tutte le cose, le nozioni che magari nel tempo e con l'esperienza accumulate e abbiate sempre dubbi. Socrate diceva che sapere di non sapere era una grande manifestazione di conoscenza, di cultura. E un pochettino questo è il mio modo di pensare, è un pochettino il mio approccio. Lungi dal pensare di paragonarmi a lui, io sto solo dicendo che a mio avviso è stato un grande maestro e noi dai maestri possiamo imparare. Detto ciò, quindi l'altra questione che insomma tenevo a dirvi è che non scrivete a me pensando che io possa essere l'unico referente, anche perché per motivi di tempo non posso, cioè non è che cioè, a volte mi scrivete professore, ma come bisogna fare? È meglio così, è meglio colà, eccetera, eccetera. Scrivete nei commenti rivolgendovi alla comunità, cioè rivolgendovi a tutti quelli che seguono il video, cioè quando seguite il video, se leggete dei commenti, ci sono delle domande, date voi delle risposte, cioè cercate di avere un ruolo attivo, perché così aiutate me e aiutate voi, perché magari fate una domanda voi, un conto se vi rispondo io, magari posso anche sbagliare, un conto se vi rispondono 100 persone. Ovviamente potete creare all'interno di quel video un contesto di dibattito positivo in cui magari andate a completare e andate anche andate oltre il video, create voi qualcosa di migliore. E quindi questa era l'altra considerazione, insomma, che volevo fare, che non so se vi ho mai detto, quindi è giusto che ve lo dica. In questa parte finale in cui sto concedendo un pochettino di spazio anche alla mia personalità, cioè alla mia mio modo soggettivo di vedere e pensare le cose, cioè dove non siamo in un mondo dove tutto è subito, cioè dove uno vede un video di 4-5 minuti
e valuta il video in funzione di quante nozioni si è imparato, e poi magari non sa nemmeno che cosa farci con quelle nozioni. Cioè, è bello anche che ci sia una parte discorsiva, di dibattito, anche con commenti. Io i commenti, insomma, dove anche mi fate dei giudizi, anche negativi, io, cioè, per me sono motivo di crescita. E a volte è anche interessante poi vedere che ci sono dei commenti opposti, no? Chi magari mi ringrazia perché faccio un video più rapido, c'è chi magari mi dice fai il video più lentamente, c'è chi mi dice usa la punteggiatura e spezza le parole, c'è chi mi dice guarda, preferisco che vai un po' più piano, così mi prendo tutti gli appunti, mi iscrivo e ordinatamente riesco a crearmi una mappa concettuale funzionale. Allora, e ovviamente io non riesco ad andare incontro a tutte le esigenze, l'unica pecca che riconosco è che la mia calligrafia, soprattutto tramite computer, non è perfetta e quindi a volte si capisce, a volte no. Diciamo che col tempo molti di voi hanno imparato a distinguere il mio modo di scrivere e quindi fanno meno fatica, e così sarà pure nella scuola. Cioè, una volta che un ragazzo si conosce, uno studente lo conosciamo molto bene, in realtà una volta abbiamo corretto tante volte i compiti in classe, riusciamo anche a capire tante scritture e a riconoscere anche quelle più difficili. E io vi chiedo scusa se non scrivo bene, e chiedo anche scusa a coloro, cioè più che scusa dico mi dispiace, perché ci sono degli, io ho circa 90, il 98% di commenti positivi, perché YouTube Studio mi dà la possibilità, insomma, di fare poi delle verifiche, un 2% di commenti negativi. E per i commenti negativi dico mi dispiace, cioè mi dispiace se due persone su 100 che vengono qui non trovano quello che desiderano, perché probabilmente o sono limitato io o comunque è impossibile riuscire a soddisfarli tutti. Poi, tornando invece direttamente a Cooperative Learning, e abbiamo detto già tantissime cose, va aggiunto che si è compreso che dagli studi, quindi scientificamente, è provato che la traduzione a parole di un concetto da parte di uno studente che spiega al compagno, quindi il fatto che uno studente spiega al compagno traducendo a parole un concetto più o meno complesso sia molto utile all'acquisizione del concetto stesso. Quindi, dividendo la classe in gruppi, all'interno del gruppo si forma, abbiamo già detto, le dinamiche di gruppo, si formerà il leader, ognuno avrà un ruolo nel gruppo, ci sarà chi spiegherà un elemento di un altro, eccetera, eccetera. Il fatto del dibattito e del confronto, il fatto di dover tradurre i propri pensieri in parole per potersi confrontare in un dialogo di interdipendenza costruttiva, dà una grandissima utilità all'acquisizione del concetto stesso. Ripeto brevemente che sicuramente è un metodo che si usa anche, cioè che dà molta motivazione alle classi, e si usa per classi difficili, cioè classi difficili dal punto di vista sociale, perché è socializzante come metodologia didattica, anche se abbiamo detto che il cooperative learning in realtà è un insieme di metodologie didattiche. Cioè, voi nelle avvertenze generali pensate e vedete scritto che è un tipo di metodologia didattica, in realtà ci sono state centinaia di proposte di cooperative learning. Un pochettino come dire, la psicanalisi è una sola? No,
la psicodinamica, il cognitivo comportamentale, il cognitivo emotivo, eccetera, 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 eccetera. La stessa cosa in realtà è per il cooperative learning, non è una metodologia, ma sono tante. Altra questione relativamente al dibattito del concorso orale, dell'ego e del vincere il concorso. Voi vi troverete una commissione di insegnanti che hanno almeno 5 anni di servizio. In realtà vi troverete insegnanti che mediamente ne hanno molti di più, sulla cinquantina, mediamente diciamo tra i 40 e i 60 anni. Molti di loro di queste cose qui ne sanno poco o niente, cioè sulla carta l'aggiornamento continuo, lo studio continuo, eccetera, eccetera, questo è quello che viene detto. Di fatto molti insegnanti non sanno, potrebbero non sapere niente o potrebbero sapere molto poco di alcune, relativamente ad alcune questioni. Magari se l'andranno pure a cercare su Wikipedia quando vi faranno la correzione dello scritto, oppure il ministero darà loro delle linee guida per come correggere. Quindi non siate troppo puntigliosi, cioè se spiegate un concetto, spiegatelo sempre in maniera positiva, non in maniera da voler insegnare a loro, perché a un insegnante, gli insegnanti sono anche molto permalosi. Va detto, e quindi odiano il pensare di essere corretti, cioè non tendiamo ad essere purtroppo umili, quindi se ci vengono fatti notare magari degli errori, ci vengono fatti notare degli errori, non è che diciamo ah sì, grazie, adesso posso migliorarmi, ci incavoliamo pure. Quindi pensate che mediamente l'insegnante che vi farà il concorso avrà questo atteggiamento, e quindi non dico che dovete leccarsi i piedi, dovete dire sempre sì signore, ok, basta, però dico anche di trovare un buon compromesso relativamente a quanto vi sto dicendo. Quindi relativamente a questo compito del cooperative learning, in cui viene richiesta l'elaborazione, la discussione e la risposta magari può essere anche poco chiara e non corretta, il gruppo è tenuto ad una interazione che risulta vantaggiosa per tutti. Quindi nascerà sicuramente, nascerà disaccordo, nascerà il conflitto, questo all'interno del cooperative learning, conflitto anche cognitivo. Però questi elementi non sono negativi, in realtà possono essere fonte di apprendimento concettuale. Quindi esporsi a differenti punti di vista attraverso il confronto aiuta i nostri studenti in modo più oggettivo ad utilizzare le informazioni considerando anche prospettive diverse. E quindi attraverso proprio la sperimentazione concreta di raccogliere informazioni con stimoli reciproci, ok? Quindi in realtà inconsciamente ad ogni studente avviene una raccolta e discernimento, perché le informazioni vengono raccolte, poi elaborate, poi valutate, discernimento di informazioni. Questo è quello che avviene, nel cooperative learning, con stimoli reciproci, orientati ovviamente anche al problem solving, quindi orientati, lo metto in una freccia, alla soluzione del problema. Soluzione del problema. Quindi potremmo sempre dire in maniera molto sintetica, si impara l'uno dall'altro. Scusate se a volte ci sono delle pause, che ho un flusso di pensieri nel quale a volte penso, ma ve la dico questa cosa o meno, perché ovviamente io voglio, cioè è giusto andare in profondità, ma non troppo, perché ripeto,
Sono tante le cose che si potrebbero dire sul cooperative learning, è meglio, più si sa meglio è, però poi a un certo punto abbiamo anche un limite temporale. Quindi sicuramente sintetizzando tante cose che ho detto, che cosa si stimola? La capacità pratica, quindi si ottiene capacità concreta, pratica, quindi stando nel gruppo, di sintesi orale, esposizione del proprio sapere, delle proprie conoscenze. Riconoscere e rispettare il punto di vista degli altri, quindi queste sono tutte questioni che in realtà sono anche di carattere sociale, abbiamo detto tante volte. La capacità quindi, se si è umili, accettare le critiche, col punto di vista diverso, favorisce i legami. Pochettino come in una squadra di calcio, per vincere bisogna andare tutti nella stessa direzione. I legami ovviamente positivi, attivi, perché sono orientati alla soluzione del compito. Di quante persone è composto il gruppo? Questo lo scrivo in rosso perché magari fa parte di tutte, diciamo, due sei, va? Parte di tutte e tre le lezioni. Questo era il numero di studenti, da un minimo di 2, generalmente a un massimo di 6. Voi mi dite, ammazza, tra 2 e 6 c'è tanta differenza? Sì, diciamo tra 2 e 6 è il numero di studenti, per cui un pochettino tutte le metodologie del cooperative learning, c'è chi magari pensa che sia meglio 2, chi 3, chi 4, chi 5, chi 6. Ovviamente questo numero non esce poi a casaccio, ma dipende pure dal background culturale, dal comportamento, che se io metto 6 persone, prendo 6 studenti che ignoranti, poco motivati, che non hanno niente da fare, quelli magari tirano fuori le carte e si mettono a giocare a carte. Sto esagerando, eh. Quindi ovviamente anche valutare il numero di studenti nel gruppo non è proprio una cosa banale. Quindi fatevi pure voi le domande, ma tante volte per avere delle risposte vi dovreste fare voi delle domande, no? Ma se io dovessi decidere un gruppo, perché 3, perché 4, perché 5? Cioè, dobbiamo cercare di essere nello studiare e nell'apprendere cose, dobbiamo essere proprio, cioè dobbiamo chiederci perché, cioè questo numero da dove esce, che cosa può essere positivo per 2, che cosa può essere positivo per 6. Di solito se fate 4 non sbagliate mai, cioè mettersi nel punto medio è la cosa migliore. Che altro dire? Faccio questa un pochettino, dico con dispiacere perché devo dire mi sono appassionato nel fare questi video sul cooperative learning. Voglio riprendere un pochettino comoglio perché abbiamo detto il punto di riferimento, lo scrivo anche in rosso. Italiano relativo al cooperative lending, perché in Italia si è sviluppata grazie a lui, Mario Comoglio, e grazie a lui e ai suoi collaboratori, e possiamo dire mettere anche una data dal 1990-1992. Allora, per Comoglio, la persona è al centro, è centrale, è fondamentale all'interno del contesto scolastico. C'è un contesto scolastico
cerco di usare questa volta i diagrammi di Euler o N. Questo è il contesto scolastico, al centro si trova la persona. Ha un ruolo di centralità. Vedrete che anche questa è la tendenza delle nuove se pensate alle chiavi europee, insomma, come si sta muovendo un pochettino tutte le tematiche, come si stanno muovendo tutte le tematiche relative all'insegnamento, alla centralità dello studente, all'inclusione, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono delle tematiche che sono ricorsive, la centralità della persona, vedete anche come la centralità dello studente, parliamo di 30 anni fa, possiamo anche attualizzare quello che vi sto dicendo. Ovviamente persona e studente vista come l'insieme di tutti i bisogni che ha, bisogni anche di apprendimento. Quindi il cooperative learning ha bisogno al suo interno di diversi strumenti, quali insegnamento individualizzato e personalizzato, quindi IND e personalizzato. E perché? Perché risponde ai differenti bisogni formativi specifici di ogni studente. Ha bisogno di una, chiamiamola così, orientamento formativo globale. E per questo cosa intendo? Che il processo di formazione ed educazione che coinvolge il studente lo deve coinvolgere nella sua globalità e quindi promuove il potenziamento delle risorse utili per compiere scelte personali ed autonome. Un'altra questione è sicuramente comune a più metodologie, l'autovalutazione. Che è fondamentale, quindi anche la capacità di valutare, autovalutare processi, prodotti, di realizzare modelli per rivalutarsi continuamente, per rimettersi in gioco, insomma, dare risposte alle richieste sociali, fornendo competenze utili al processo di autonomia e di integrazione. Adesso sto cercando, insomma, di essere molto sintetico. Ovviamente, ma questo in realtà ve l'ho detto tantissime volte, per Comoglio è fondamentale l'interdipendenza positiva tra i gruppi del gruppo. Cioè è una condizione per la quale ogni gruppo, cioè, scusate, ogni studente agisce e si comporta in modo collaborativo, quindi c'è collaborazione. Ognuno ha un proprio ruolo ed è collaborativo perché? Perché è convinto che solo dalla collaborazione può scaturire il proprio successo e quello degli altri. Quindi il fare squadra. Quindi lavorare insieme per realizzare obiettivi condivisi. I gruppi devono essere eterogenei, cioè composti, che ne so, da due maschi, da due femmine, da più bravo della classe, da meno bravo, da quello che è chiacchierone, da quello che è molto introverso, eccetera, eccetera. Cioè non creare gruppi molto. Cioè in ogni gruppo ci devono essere un pochettino tutte le personalità. Quindi il gruppo diventa quasi un'unità a un certo punto. Secondo Sharan, cioè lui considera proprio il cooperative learning come un sistema di rete di gruppi, non di individui. Quindi addirittura il gruppo diventa quasi un'individualità, le cui componenti quindi del gruppo interagiscono al fine di facilitare l'interdipendenza utile alla classe rinnovata. Vabbè, queste sono le varie sfaccettature di diversi pedagogisti e ricercatori.
giusto per completezza, abbiamo detto che cooperative learning, in realtà è formato da più, sono tante le metodologie, c'è cioè cooperative learning di tipo formale, in cui gli studenti lavorano insieme per un determinato periodo, da qualche ora ad alcune settimane, quindi il tempo va da qualche ora, 1 o 2 ore, a ore, a esageriamo 3-4 settimane, per raggiungere obiettivi di apprendimento condivisi. Poi c'è il cooperative learning di tipo informale, anche qui noi lo dividiamo in categorie, però ci sarebbe tanto da dire sul cooperative learning formale. Quello informale viene utilizzato in maniera tale in cui l'insegnante forma dei gruppi specifici e gli studenti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo di apprendimento temporaneo. E la durata è molto breve. Dopo di questo vi è l'inizio della lezione vera e propria. Questo serve per lo più per focalizzare l'attenzione degli alunni sul materiale che sarà oggetto di studio. Poi c'è il cooperative learning attraverso gruppi fondamentali e cooperativi. Johnson & Johnson sono due, non è la marca del Borotalco o di altre cose. Johnson & Johnson sono due studiosi. E per lo più sono loro che hanno cercato poi di raggruppare le varie metodologie in queste tre macro categorie. E essi parlavano insomma questi asserivano insomma che quest'ultimo tipo di gruppi cooperativi sono caratterizzati da lunga durata. C'è una collaborazione in gruppo di lunga durata, e ovviamente eterogeneità del gruppo eterogeneo, quindi c'è una continuità relazionale perché continuano a lavorare per molto tempo, quindi continuità relazionale gli autori che valutano questo tipo di metodologia pensano che il gruppo essenzialmente con la frequenza, con l'assiduità, vedendosi per molto tempo, continua sempre a migliorare. Tende a personalizzare il lavoro richiesto alla scuola e incide positivamente sia sulla qualità che sulla quantità dell'apprendimento. Bene, allora io con questo direi che abbiamo fatto una buona, lasciatemi dire, quasi introduzione, perché non è che abbiamo parlato in maniera molto approfondita del cooperative learning, abbiamo cercato insomma di valutare tante sfaccettature, ho cercato di stimolare insomma e di argomentare il cooperative learning da diversi punti di vista, considerando diverse bibliografie, considerando insomma il cooperative learning come viene inteso nella scuola italiana, come un pochettino la storia, quali sono i tratti caratterizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io con questo vi ringrazio, ringrazio soprattutto coloro, saranno secondo me pochi, coloro che sono riusciti ad arrivare fino alla fine del video. Lasciate i vostri commenti, quando leggete i commenti degli altri cercate di rispondere. Abbiamo detto che dare le risposte e quindi cercare di tradurre, di dare le risposte agli altri e quindi di risolvere i problemi degli altri ci eleva a un livello superiore. Quindi se voi comincerete ad essere i primi ad attuare queste cose anche lasciando dei commenti qui scritti sotto il video di YouTube, nel quale tra l'altro
Sotto i video, mi sono dimenticato di dire questo, vi sto mettendo diversi link, così voi, finito il video, potete trovare dei link utili per andare a trovarvi, ne so, la parte prima del cooperative learning, piuttosto come strutturare un'unità di apprendimento, eccetera, eccetera. Io con questo vi saluto, penso di aver fatto un video piuttosto lungo e quindi basta, non dico più niente, blocco tutto, ciao a tutti.